È possibile accedere alla nuova piattaforma di gestione cloud dall'attuale pannello di controllo, cliccando sui servizi che sono già stati migrati al nuovo pannello o dall'indirizzo my.arubacloud.com. Clicca Vai alla nuova piattaforma. L'accesso si esegue con le credenziali cloud, cioè l'account ARU o AUI, eccetera, e la relativa password. Dopo l'autenticazione, si atterra sulla dashboard e viene mostrato un tutorial che illustra tutte le nuove funzioni della piattaforma. Se clicchi salta, puoi riprenderlo al prossimo accesso o scegliere di non visualizzarlo più. Se vuoi, puoi personalizzare la schermata iniziale cliccando Gestisci dashboard e scegliendo cosa visualizzare. Per salvare una nuova configurazione, clicca Applica. Inoltre, se desideri creare un progetto, cioè raggruppare una serie di risorse correlate in modo logico, come applicazioni e i servizi correlati a una medesima attività, puoi cliccare a sinistra su progetti. I progetti possono essere utilizzati per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, consentendo di creare ambienti separati per lo sviluppo, il testing e la produzione. Il sistema prevede che ci debba essere necessariamente un progetto di default. Per questa ragione è preimpostato Default Project. Puoi modificarlo cliccandoci sopra. Da questa scheda puoi selezionare le risorse e poi eliminarle dal progetto o importarle da un altro progetto cliccando Importa risorse. Puoi rinominarlo cliccando Modifica informazioni. Se vuoi, puoi creare un nuovo progetto tornando alla schermata precedente, cliccando in alto su Progetti e poi sul pulsante Crea progetto. Dagli un nome seguendo le regole indicate sotto il campo. Scegli una descrizione e, se vuoi, assegnagli un tag. Se spunti la casella Imposta come progetto di default, sarà questo il predefinito che sarà mostrato in elenco con il tag Default. Il progetto non potrà essere eliminato fino a quando non ne sarà creato un altro di default e non saranno state delistate le risorse al suo interno. Al termine, clicca il pulsante Crea progetto. Nel menu di sinistra, nella sezione Gestione, trovi i servizi già implementati nel nuovo pannello. Quelli che saranno aggiunti a breve hanno l'etichetta Soon. Dalla sezione Pagamenti puoi cliccare su Consumi per controllare il credito residuo, visualizzare il riepilogo delle risorse dei servizi gestiti sul nuovo pannello, visualizzare il grafico dei consumi e consultare il totale degli addebiti.